Buon pomeriggio Pablo. È cominciata la stagione, prima partita di Coppa Italia, è andata bene, 3 gol, diciamo che come inizio potete essere veramente soddisfatti. Sì, sicuramente siamo molto contenti per il risultato, perché in queste partite di inizio stagione le sorprese sono sempre a portata di mano, ma siamo stati bravi a fare un'ottima partita, un'ottima prestazione. Nonostante il caldo, nonostante la prima partita, abbiamo fatto penso molto bene contro un'ottima squadra e dobbiamo continuare su questa strada, perché adesso troveremo un avversario ancora molto più forte che dovremo fare attenzione. La tua prestazione, quest'anno finalmente hai fatto la preparazione insieme ai compagni, quindi sicuramente ti stai trovando meglio. Sì. Abbiamo fatto un ottimo ritiro, sono riuscito ad allenarmi sempre con la squadra, quindi mi sento bene. È ovvio che con il passare delle partite sempre la condizione sarà migliore. Adesso è difficile essere già ad agosto al 100%, però sono sicuro che per il campionato saremo tutta la squadra al top e speriamo di approfittare, nel caso mio personale, questo tempo in più con la squadra che non ho avuto l'anno scorso. A proposito di squadra, quest'anno modulo un po' diverso, 3-5-2 avete fatto qualche volta l'anno scorso, ma poche volte. E, come ti stai trovando con questo tipo di modulo e soprattutto com'è che lo vede secondo te Gallo rispetto al 3-5-2 classico, insomma, se predilige magari 2 attaccanti più di stazza, come potete essere te forte ad esempio, come avete giocato, insomma, come vedi questo modo? Sì, come dicevi tu prima, abbiamo fatto qualche volta l'anno scorso con Di Carlo il 3-5-2, soprattutto alla fine della stagione, e a volte 4-3-2-1, a volte 3-4-3, dipende. Credo che questa squadra ha dimostrato di essere tatticamente intelligente, diciamo, e che si può adattare a vari moduli. In questo caso stiamo giocando con 2 punte centrali, ma anche giocando con una punta e un altro sotto, o 2 trequartiste. Credo che la idea non cambia, ecco. Credo che il mister ha voglia di avere una squadra propositiva, di vedere molti centrocampisti dentro la linea di rigore, quindi di spingere tantissimo, di andare alto, non tanto fare un 5-3-2 ma piuttosto un 3-5-2 e giocare con i quinti molto alti, ecco. Credo che se interpretiamo bene come vuole il mister possiamo fare bene. Ciao Pablo, hai detto giusto della preparazione, che l'anno scorso ti è mancata tantissimo. Abbiamo visto che te forte, siete molto bravi a creare gli spazi, infatti dei 3 gol, praticamente, insomma, a parte quello di testa il primo tempo, gli ultimi 2 sono arrivati da inserimenti dei centrocampisti. Sì, sì, è vero, ci siamo trovati bene con Francesco. Lo conosco da poco, ovviamente ci vorrà un pochino di tempo, però è un ragazzo forte, un ragazzo che ha già esperienza nella categoria, e quindi sono sicuro che sarà facile adattarsi a lui, così come altri, perché non ci dimentichiamo anche degli altri. Il mister sta provando un po', anche negli amichevoli ha provato un po' tutte le soluzioni, quindi penso che lì davanti, giocando con due attaccanti centrali, dobbiamo essere bravi noi a comunicare bene, a cercare di giocare uno per l'altro, per dare, come dicevi prima, profondità all'azione, e cercare di dare soprattutto peso in area di rigore. Ecco, l'hai già un po' accennato all'inizio, siamo all'inizio della stagione, fa caldo, la preparazione non è ancora ovviamente ottimale. Però abbiamo visto in questo turno di Coppa, nei primi 2, tantissime sorprese, tante squadre importanti che sono uscite. Il fatto comunque dell'approccio, perché con la Reggiana non era facile la partita, quindi anche questo avete lavorato in ritiro, state lavorando proprio sulla mentalità, sul fatto di essere sempre determinati, concentrati?
Sì, da questo punto di vista siamo consapevoli che l'anno scorso, parlo da quando ero io, abbiamo preso magari qualche bastonata per sbagliare approccio o per magari cali di concentrazione. Quindi quest'anno cercheremo di migliorare questa cosa, di cercare di affrontare ogni partita allo stesso modo. La prima è andata bene da questo punto di vista, perché nonostante tutto, come dicevi bene, dicevo anch'io prima, le sorprese ad agosto sono sempre a portata di mano e siamo stati bravi a sbloccare la partita, poi a tenere duro, nonostante la preparazione non è ottimale e un'ottima squadra davanti. Credo che da questo punto di vista siamo partiti col piede giusto. Ecco, per me poi l'ultima cosa, è arrivato il tuo rinnovo, quindi insomma altri 2 anni qui a Spezia, la società sta lavorando anche su tuoi compagni esperti come te, quindi vuol dire che il progetto non cambia, si cerca di ottenere il massimo possibile, come sempre. Sì, credo che la società sta facendo un ottimo lavoro, sta cercando di mantenere l'ossatura di più esperti, diciamo, e dando spazio anche a tanti giovani, quindi si sta formando, creando un mix tra esperienza e gioventù molto, molto bello, anche dal punto di vista non soltanto dal campo ma anche fuori. Ci stiamo trovando molto bene, stiamo creando un bel gruppo con tanto spirito di sacrificio, e per quanto riguarda il mio rinnovo sono molto felice di proseguire la mia storia qui a Spezia, perché non ho mai avuto dubbi, anche se ci sono state degli interessamenti di altre squadre, ma ho sempre voluto rimanere qui, quindi sono felice. Tornando a una cosa che hai già citato prima, sei il più esperto nel settore di attacco, e il rapporto con i ragazzi, con i tuoi nuovi compagni di reparto, come vedi se hanno voglia di imparare da te, ti chiedono consigli, ti chiedono insomma anche come rapportarsi alla categoria, visto che sono comunque tutti molto promettenti? Sì, sempre cerco di dargli una mano, soprattutto negli allenamenti. Ma vedo che sono molto umili, sono ragazzi con voglia di imparare, ogni tanto ci parliamo, cerchiamo di capire che movimenti fare per aiutarci l'uno all'altro, parlando anche in questo modulo che dobbiamo giocare uno per l'altro. Sicuramente la comunicazione ci deve essere durante la settimana, qualche parola in più, qualche aiuto in più, quindi li vedo molto bene, li vedo con voglia, umili, e penso che potranno fare bene. E l'ultima cosa per me, volevo chiederti cosa ti ha sorpreso di Gallo in questa prima parte della stagione, la preparazione, magari anche le differenze rispetto a Di Carlo, quello che era stato l'anno scorso. No, differenze, diciamo che è un allenatore nuovo, è la sua prima esperienza in Serie B, e noi cercheremo di fare del nostro meglio per far sì che possa fare un'ottima annata. È un allenatore che ci dà tanta serenità, ci fa lavorare tranquilli, stiamo cercando di fare le cose che ci chiede. Penso che pian piano col tempo ci conosceremo di più, ma per ora il primo impatto è stato molto positivo, e spero di dargli una mano sia a me che a tutta la squadra per far sì che la sua prima stagione sia positiva. Io invece volevo chiederti, l'anno scorso sei stato protagonista di alcuni gol, non gol insomma, purtroppo, che oggi guardavo la classifica dei cannonieri, che c'è ancora quella dell'anno passato, insomma 2 o 3 gol in più ci potevano stare. Ecco, quest'anno c'è qualche accorgimento da adottare per evitare di nuovo quelle freddure lì, insomma, che campionato ti aspetti anche sotto questo punto di vista? Beh, spero di avere un po' più di fortuna da questo punto di vista, perché sono stati due gol regolari che avrebbero cambiato la classifica nostra dell'anno scorso. Però è inutile soffermarsi su quello che è successo, bisogna andare avanti,
Questa è una stagione in cui sono più vicino a un bel obiettivo che punto da tanto, che sono i 100 gol in Serie B, e quindi è già a 92. E quindi spero di arrivarci, ovviamente sempre passando dal risultato della squadra, pensando sempre alla squadra, ma personalmente mi piacerebbe tanto arrivare quest'anno. Hai parlato di Forte prima, che abbiamo visto giocare con te nella prima partita, ma lì davanti c'è anche Soleri, è rimasto piccolo, che può fare magari la punta più di movimento rispetto agli altri. Poi ci sono Shekilazi, Giasi, che giudizio hai di questi tuoi compagni? No, il primo impatto è ottimo, perché vedo ragazzi con prospettiva, diversi uno dall'altro, perché tutti quelli che mi hai nominato hanno tutti qualità diverse. Penso che il mister a disposizione è un bel mix da scegliere, perché possiamo giocare piccolo, Antonio ti dà le soluzioni per mettere un trequartista o per giocare con lui dietro la punta, possiamo giocare con due centravanti di ruolo, con due trequartiste anche volendo, inserendo anche Beppe come è successo la partita scorsa. Quindi penso che il mister ha tanta disponibilità e vedo veramente dei ragazzi, come dicevo prima, umili e che secondo me hanno un ottimo futuro. E poi dietro sono arrivati due giocatori che facevano i capitani, no? Gianni e Capelli, e certamente hanno dato anche esperienza maggiore a questo reparto. Sì, è vero, sono arrivati due giocatori con tanta esperienza, non solo in Serie B, soprattutto Capelli. Ho avuto l'opportunità di giocarci con lui a Cesena un anno e mi ha fatto un'ottima impressione dal punto di vista umano. Non è a caso che è stato un capitano anche dell'Atalanta, quindi penso che ci darà una grande mano sia lui che Nicolas, che viene da una vittoria in campionato, e sono tutte cose positive che possono aiutarci dal punto di vista non soltanto calcistico ma anche mentale, per, come parlavamo prima, a livello di approccio, a livello di concentrazione, e su questa cosa bisogna approfittarne. Ultima domanda, non possiamo non parlare un attimo di quella che sarà la prossima sfida con il Sassuolo. Certo, stando alle ultime imprese, tra virgolette, con le squadre di Serie A, possiamo essere, non dico ottimisti, ma ovviamente ce la possiamo giocare anche questa volta. Sì, credo che il fatto che siamo ad agosto e magari anche loro non saranno nella sua forma migliore, penso che, sapendo le distanze che ci sono tra le rosse, penso che le possiamo accorciare con lo spirito sacrificio, sapendo che dobbiamo correre tanto perché è una squadra che gioca molto bene, però lo Spezia ha dimostrato negli ultimi anni che la Coppa Italia gli fa bene, riesce a fare i brutti scherzi, quindi speriamo di andare là a Reggio Emilia a fare una bella partita e che ci serva anche per il campionato. Grazie Paolo. Prego.